Yautecre, esattamente con Future. E non con la, quello che avevo detto prima, ma fa ridere anche fino qui e basta l'utilizzo che ho fatto adesso dell'intelligenza artificiale per leggere e farmi pronunciare Yuto, esattamente, che è il corretto, la corretta pronuncia del titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Il brano è però stato scelto da un umano molto umano, che è Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Bentornato. Grazie, grazie dell'invito di nuovo. Noi ti interpelliamo sempre per questioni semplici, facili, di facile gestione. L'altra volta sì, erano gli NFT e stavolta è l'intelligenza artificiale in campo artistico. Però tutto nasce in realtà, anzi no, prima ti voglio chiedere perché hai scelto questo brano, poi dopo entriamo in argomento. Ma allora, perché gli Otecre, Otecre, come mm-hmm. si vogliono pronunciare, sono un gruppo interessante perché da un lato sono famosi per questa rappresentazione del futuro che viene definita, no, un po' disumana, vicina alle macchine, comunque sia hanno questa rappresentazione astratta, super tecnologica, no, dei loro soundscape. E però una roba molto interessante a cui hanno risposto gli Otecre è stata proprio quella di dire che in buona sostanza loro non si sentono disumani nell'utilizzo delle macchine, proprio perché ritengono che non ci sia nulla di più umano dei computer, visto e considerato che nessun'altra specie sulla faccia della Terra si è sviluppata. Esatto. E quindi, come dire, mi sembrava un punto di partenza interessante da un punto di vista proprio come dire, punto di partenza di fatto, cioè il fatto che la tecnologia che adesso ne vediamo forse un po' come lontana dall'essere umano, in realtà è comunque un'emanazione naturalissima dell'uomo. È ormai di uso comune o comunque ben presente anche davanti ai nostri occhi immagini generate da intelligenza artificiale che puntualmente sbagliano a fare le mani, sbagliano a fare i non gatti. Non solo immagini, devo dire, nelle ultime settimane anche molti testi. Ho letto, insomma, ne ho letto tanto e di tante persone che appunto provano a anche magari dando come comandi l'imitazione di un certo autore o di una certa autrice, per vedere che cosa ne viene fuori. Il nome ChatGPT oppure DALI oppure altri programmi, altri siti, altri servizi sono straordinariamente mainstream in questo periodo, proprio perché appunto è successo un click che ha reso anche più facile l'utilizzo di queste macchine, di questi servizi. Però appunto arriviamo all'oggi con il manifesto in difesa dei diritti della creatività dell'essere umano, firmato, promosso dal MEFU, ma portato avanti anche sulle spalle di Lorenzo Ceccotti. Quindi, però prima di andare sul manifesto io chiederei a Lorenzo qual è stato questo click? Cioè, che cosa è successo? Mm-hmm. Cosa sta succedendo? Perché a un certo punto noi che magari siamo appunto l'uomo o la donna della strada, cioè magari noi abbiamo anche una bolla un po' privilegiata rispetto ad altri, però ecco, abbiamo a un certo punto sentito parlare improvvisamente come se fosse arrivata una specie di valanga di questo argomento. Cosa è successo? Ma secondo me sono successe principalmente due cose. La prima è che la qualità raggiunta da questi software e l'accessibilità da un punto di vista di interfacce ed economica, no? Perché sono Stable Diffusion, Stability AI e Midjourney hanno offerto le loro intelligenze artificiali quest'estate al pubblico. Prima Midjourney è stato in beta per un brevissimo periodo, quindi chiuso per poche persone che ne hanno parlato strabene, visti i risultati. E quindi la qualità ha inciso tantissimo, moltissimo, perché considerate che solo un anno fa DALI 1 faceva delle immagini che sì, ci facevano intendere che i computer erano in grado di produrre delle immagini, ma erano per lo più demenziali, okay? Cioè, nel senso che erano proprio delle immagini tremende, che però ci aprivano uno squarcio su una possibilità. Siamo molto lontani dal rapporto che c'è fra il daguerrotipo e la fotografia. Cioè, qua parliamo del fatto che le immagini che venivano create da lì uno erano proprio lontanissime, okay, da qualcosa di utilizzabile. Mentre invece neanche a un giro di boa di tre mesi dopo avevamo delle immagini da lì due, l'anteprima da lì due, e Midjourney e Stable Diffusion,
che erano qualitativamente molto interessanti. Quindi, voglio dire, quello ha fatto sicuramente il grosso. E poi, come in tutte le cose, io credo che ci sia stato un attento utilizzo dei mezzi di comunicazione, certo, per arrivare a diffondere il prodotto ovunque. Il fatto che sia stato utilizzato, ad esempio, per copertine come Cosmopolitan e anche su giornali abbastanza importanti prima in America e poi piano piano di riflesso da noi per stare sulla cresta dell'onda della comunicazione, ha fatto il resto. Certo. E quindi, insomma, di seguito, insomma, in risposta a questo, ma in realtà a molto altro, e credo con un grande anticipo rispetto a quello che è, a quella che è stata la nostra reazione, o la reazione, diciamo, del pubblico più generalista, voi che invece di immagini vi occupate per mestiere, che le create per mestiere, avete insomma, vi si sono un attimo rizzate le orecchie, ma penso da parecchio tempo, perché mi sa che di questa cosa ne avevamo anche un po' già accennato la volta scorsa. E voi come avete recepito, come state recependo questo mondo, e poi che risposte state dando? Sì, allora, dunque, il discorso è abbastanza complesso perché c'è tempo, vai. Magari cerco di evitare di affrontare la questione più strettamente artistico, filosofica, epistemologica, okay, perché sì, se volete l'affrontiamo dopo, però diciamo, intanto per darti una risposta semplice. La questione è questa, ed è che posto che le intelligenze artificiali sono una tecnologia che poi adesso chiamiamo intelligenza artificiale una specie di umbrella term, che è tutta una serie, sì, di applicazioni, quindi diciamo, questo, mettiamo i puntini su lei, diciamo, chiamiamo intelligenze artificiali per qui da vivere. Però ecco, diciamo, questi servizi riescono ad offrire la loro unique selling proposition, cioè il motivo per cui sono così irresistibili sul mercato, il rapporto di prezzo qualità è dato soprattutto anche dalla appunto della qualità delle immagini e dalla versatilità stilistica e dalla capacità di affrontare qualunque tipo di soggetto in qualunque tipo di stile, ok? E tutte queste informazioni che sono in grado di produrre queste intelligenze artificiali in realtà arrivano da altre informazioni che sono state create dall'uomo, che stanno dentro il dataset, ovvero questi enormi database di informazioni, siano esse visive, testuali, questo dipende dal tipo di output che uno vuole avere dalla propria intelligenza artificiale, sono dati su cui i software vengono, per usare un'altra metafora che utilizzeremo per quieto vivere, allenate, ok? Analizzando questi dati. La verità è che questi sono software che trattano dati, ok, statisticamente, li analizzano statisticamente e dai profili statistici che provengono da queste analisi sono in grado di trarre delle conclusioni visive. Questo significa che senza i dati le intelligenze artificiali non sono in grado di inventare nulla, ok? Perché non hanno una vera e propria intelligenza. Vi basti pensare che ad esempio un uomo, la differenza che c'è con un uomo, se un bambino vede un gatto per la prima volta, no? E uno gli dice vedi quello è un gatto, il bambino impara che quello è un gatto, ok? Mm-hmm. Un'intelligenza artificiale deve vedere 65.000 gatti per cominciare a capire che cos'è un gatto e comunque non capisce che cos'è, può dirti che quel pattern di pixel che ricorre in 65.000 immagini è stato etichettato come gatto e quindi verosimilmente un gatto secondo la label gatto, ma non sa che è un animale, non sa niente, okay, di quella creatura, ok? Ora, il punto fondamentale quindi è che le AI l'unico mondo di cui hanno contezza le AI sono i dati. I dati sono gli unici elementi che costituiscono il mondo delle AI e nel caso di un'AI che produce immagini, il mondo delle AI sono una serie di disposizioni di pixel su una superficie, okay, su un campo. Okay? E la disposizione con cui i pixel devono essere disegnati per ottenere determinati risultati li stiamo insegnando a noi artisti, nostro malgrado, perché le opere che fanno parte di questi dataset non è che ci sono state chieste o ci sono state, come dire, abbiamo avuto un consenso informato sul fatto che sarebbero state utilizzate da questi software. Sono stati presi di peso da internet utilizzando un escamotage molto semplice, che è quello del fair use accademico, ovvero
con la scusa della ricerca scientifica, queste immagini sono state prese prima per analizzarle dal punto di vista scientifico, dal punto di vista statistico, però i modelli statistici sono stati generati da queste immagini, invece poi sono stati utilizzati a scopo di lucro da aziende che vendono quelle immagini, vendono i loro API, e sono aziende che sono diventate valutate 1 miliardo overnight dopo che questi software sono usciti. Quindi insomma non è che sono persone che non ci stanno guadagnando su. Mm-hmm. Ok? Quindi okay. Parliamo di miliardi di dollari nel caso di Stability AI, che è la casa di software che ha prodotto Stable Diffusion. Quindi parliamo di un enorme successo commerciale. In più, anche chi si è posizionato sull'open source, come ad esempio Stability AI, ha dichiarato anche chiaramente in varie interviste per voce di Emad Mostaki, che è il loro fondatore, che loro hanno deciso di prendere quella direzione per essere, per usare un termine che va di moda questo momento, disruptive, okay, sul mercato, cioè di creare comunque una situazione di rivoluzione e per staccare immediatamente tutti i competitor, cercando di creare una situazione in cui loro diventassero il centro del mercato all'istante, okay? E che più o meno è andata così. Una okay? prepotenza belle bro. Sì, cioè... sono entrati di prepotenza. Di prepotenza, okay. Sì, esattamente. Come una catapulta, direbbe qualcuno. Esattamente. Quindi il punto fondamentale che noi rileviamo è il fatto che esiste da un lato un problema legato a dati sensibili individuali, perché se voi andate a cercare c'è uno strumento per analizzare i contenuti dello 0,6% dell'intero database di Lion5B, parliamo di un database di 5,8 miliardi di immagini, ok, tirate giù da internet. Se già andate ad analizzare solo quel 0,6%, potete trovare volti di persone con nomi, cognomi riportati sia nelle immagini che nelle descrizioni delle immagini, quindi dati ultra sensibili, ok? Non parliamo di foto in cui si vede di scorcio una persona e non è riportato il suo nome, e comunque sarebbe un problema, ok? Perché nessuno ha la liberatoria per utilizzare quelle immagini. Quindi parliamo di dati sensibili autentici, e poi parliamo sicuramente anche di un problema invece gigantesco dal punto di vista del diritto d'autore, del copyright, perché le immagini che vengono sfruttate in maniera di sfruttamento diretto o trasformativo sono state prese senza chiedere nessun tipo di licenza d'uso. Noi infatti, fra le varie cose che chiediamo all'interno del nostro manifesto, è proprio il consenso informato per i dati, per coprire la privacy, un po' diciamo un'estensione del GDPR, certo. Che in teoria non servirebbe un'estensione, cioè dovrebbe basare il GDPR stesso, ma queste aziende hanno proprio deciso di saltare a piedi pari la questione, quindi evidentemente bisogna rinforzarla quella cosa, okay, su questo aspetto. E poi l'introduzione di un sistema di licenza d'uso per il machine learning, per il training, cioè l'idea è: se tu stai utilizzando questo modello e lo vuoi distribuire, okay, perché tu puoi fare tutti gli studi che vuoi all'interno dei tuoi uffici, ma se poi questo modello esce fuori in the wild, come si dice, e viene soprattutto utilizzato poi per scopi commerciali, ad esempio, ma anche se fosse a titolo gratuito, tu se distribuisci a titolo gratuito materiale copyrighted stai facendo pirateria, ok? Quindi certo, nella fattispecie noi non anche per il fatto che soprattutto poi il diritto d'autore, come sappiamo, non è che difende solo i diritti commerciali di un'opera, difende anche le modalità di utilizzo e i diritti morali, certo, no? Degli artisti. Quindi noi vogliamo che ci sia la massima attenzione nei nostri riguardi, anche perché se non esistessimo noi e non continuassimo a produrre contenuti, queste intelligenze artificiali non farebbero niente. Certo. Quindi la loro limitatezza è evidente anche su tre aspetti fondamentali. È difficile nella realtà, ma anche per le intelligenze artificiali è difficile fare i gatti, ma anche le mani. Ma perché? Proprio perché per proprio rappresentare e rendere palese il fatto che loro si bevono dati, e quindi non è che sanno che quella è una mano, loro sanno che da quella parte della forma che ha quella cosa che chiamano corpo gli umani, da quelle c'è parti ci sta una mano, ma le mani, come basti pensare l'immagine della Gioconda, o basti pensare il Musée di Bernini, o qualsiasi, il Davide di Michelangelo, o il Davide di Donatello, sono quattro cose che hanno mani e posizioni di mani differenti, sempre mani sono. La macchina però le fa male con più dita o con cose storte, proprio perché sono rappresentazioni di
oggetti che si muovono. Stessa cosa, molto mobili, i gatti. I gatti molto spesso, se tu scrivi e lanci l'input di creare a questi programmi, da lì chiedi di fare un gatto, lui probabilmente lo fa con più code o con forme strane, proprio perché lui ha una banca dati di gatti che non hanno sempre la stessa forma, certo, la stessa posizione, quindi lui non sa quante certo code ha un gatto o che. Idem sì, le facce, perché molto spesso, oltre ad essere targettizzate o comunque con nome e cognomi, molto spesso le immagini che hanno i database sono meme, quindi sopra le facce ci stanno delle scritte. Questo è tutto fonte, o comunque la fonte di quello che vi sto dicendo è una puntata di Cose molto umane di Giampiero Kesten, che cito per correttezza, ma effettivamente rappresenta dà proprio l'idea di quanto, non dico sia ottusa l'intelligenza artificiale, ma sia molto umana, proprio perché sì, diciamo che si deve pescare, non ha un suo diciamo sistema di ragionamento che colleghi delle cose insomma esterne, quindi è ovvio che non può diciamo, come diceva anche Lorenzo, prescindere dai dati. Io ti volevo chiedere, a livello internazionale, come funziona? Cioè, questo è un manifesto che diciamo, vedo che raccoglie in realtà anche artisti del resto del mondo, sì, cioè non è una certo cosa italiana. Come è stata presa appunto questa storia, diciamo questa deriva, ecco, dal resto del mondo? Perché poi in realtà il sistema del diritto d'autore non è sempre uguale dappertutto, cioè c'è un insomma sono le registrazioni sono diverse diciamo sì, rispetto ai vari paesi. Com'è andata? Ma allora, dunque, ci sono movimenti differenti e nascono soprattutto per fare fronte a un fatto molto semplice, e cioè che per organizzazioni di comunità differenti, con regole differenti, servono manovre differenti. Mm-hmm. No? Quindi, ad esempio, negli Stati Uniti la Concert Art Association of America ha lanciato la sua battaglia partendo dalle class action. Okay? Okay. E queste class action, per come funziona il sistema legislativo americano, sono sì, di grande efficacia, sì, proprio perché loro partono a fare legge a partire dalle sentenze. Sì. Okay? Sì, mentre sì, invece sì, noi abbiamo una struttura diversa. Okay? Loro, diciamo, partono dal caso specifico, noi partiamo un po' più dalle regole mm-hmm generali, no? Sì. Quindi per questo noi invece ci stiamo muovendo ragionando a livello governativo italiano, ma soprattutto europeo, con l'obiettivo chiaramente di intervenire su questo documento che si chiama AI Act, che sta essendo redatto proprio in questo momento nella comunità europea, e peraltro con un relatore italiano, quindi a capo, diciamo, dell'operazione, e questo, come dire, ci ha consentito già di avere un primo incontro comunque molto fruttuoso, e poi abbiamo avuto modo di rivolgerci invece a il Ministero dell'Evoluzione Tecnologica, in particolare con il sottosegretario, lo staff del sottosegretario Butti, che abbiamo trovato super reattivo e veramente prontissimi ad accogliere la nostra istanza, estremamente disponibili. Ci ha fatto anche piacere il fatto che eravamo i primi a fare questo tipo di istanze, quindi abbiamo avuto una grande risposta, devo dire. Bene, bene. In Europa la cosa funziona più o meno allo stesso modo, cioè EGAIR, che è l'acronimo di European Guild for AI Regulation, ha una serie di spokesperson che si stanno definendo piano piano, no? Siamo usciti il 14 febbraio online e stiamo sviluppando, come dire, una serie di figure chiave, ognuna per ogni paese, che fa la spola con noi e viene coordinata da Vera, che è la nostra agenzia di lobbying, che si sta occupando di seguire i lavori, di coordinarci, perché non è che siamo né esperti di diritto internazionale né di come si difendono i diritti umani all'interno della comunità europea. Noi possiamo porre la nostra istanza, fornire tutto il nostro expertise sull'argomento, metterci la faccia, fare tutto quello che serve per sensibilizzare, però come dire, ovviamente poi nel momento in cui ci si siede ai tavoli di discussione bisogna arrivare con documenti tecnici che devono essere redatti nel migliore dei modi possibili, e quindi ci stiamo occupando anche di farci seguire da gente esperti, super competente, certo, motivo per cui abbiamo anche una raccolta fondi, perché sì, questo studio ovviamente non per essere mandato avanti, per quanto ci stiano facendo, come dire, un prezzo di favore, peraltro le cifre sono tutte esposte sul GoFundMe
per finanziare la nostra campagna, sono, insomma, sono ridottissimi questi costi, ecco. E quindi, come dire, non ci dovrebbe voler molto a mettere insieme tutta la cifra necessaria per coprire i primi 2 anni di attività, che dovrebbero essere sufficienti a fare le mosse più importanti. Poi Importanti. vedremo, insomma, se ci sarà bisogno di proseguire, ma Certo. ovviamente non, sì, meglio essere ottimisti nel senso che uno le cose non le fa, però non bisogna neanche essere degli illusi, e quindi siamo perfettamente coscienti che 2 anni potrebbero essere una quantità di tempo utile per fare un sacco di cose, ma magari non Non tutto tutte. sufficiente. Quindi vediamo che succede. Leggo al terzo E la punto. cosa che, aspetta, finisco solo di Sì, sì, dirti una sì. cosa che è importantissima. Ad esempio, per dire, l'Inghilterra, che è un attore fondamentale, okay, in questo discorso, era partita nel peggiore dei modi possibili, perché avevano avuto una proposta parlamentare di una che sembrava, come dire, una proposta lobbistica dritta arrivata dalle company in questione, che chiedeva la manleva totale sui diritti d'autore dei dati presenti nei dataset, ovvero il fatto che chi finisce nel dataset non può esigere un diritto di autore di nessun tipo né di privacy, e invece la possibilità di applicare il copyright sulle immagini generate dalla IA. Ah, ecco. Quindi una roba tipo: noi non rispettiamo voi, voi dovete rispettare noi. Certo. E la cosa interessantissima è che è notizia di una ventina di giorni fa che una parlamentare inglese è riuscita a bloccare questo provvedimento, e anzi di portare le istanze contrarie, che al momento stanno discutendo. Quindi, come dire, anche lì, che sembrava un po', come dire, la battaglia persa, diciamo, la prima voragine che si era aperta, diciamo, nel discorso proprio irreversibile, ecco, anche lì c'è stata una buona notizia, e le persone che stanno lavorando in questo momento in Inghilterra comunque fanno parte anche, cioè abbiamo diversi autori in UK che sono attivisti sull'argomento, che sono all'interno di Egyr. Quindi Ok. cerchiamo di tenere d'occhio, diciamo, il più possibile la situazione con ognuno, no? Con il suo Certo. territorio. Certo, perché uno ragiona, diciamo, insieme, anche perché la prima breccia poi è una breccia per tutti, no? Perché poi se succede qualcosa Infatti sì. sia in bene che in male, da un certo punto di Esatto. vista, no? Crea un precedente sia in bene che in male. Leggo al terzo punto del manifesto l'utilizzo di video, immagini, suoni e testi. Quindi comunque voi state lavorando a tutto tondo, cioè diciamo a Sì, 360 ma guarda, gradi. se vedi i nomi che partecipano The Gaier, già anche per dire nella lista dei nomi eccellenti, chiamiamoli così, Sì. molto ci stanno game designer, programmatori, scrittori, Scrittore, ok. musicisti, cioè di tutto. Ok, Quindi ok. noi non ci fermiamo alle immagini, ovviamente, perché il concetto è applicabile a tutti Certo. i dati che sono coperti da privacy o proteggibili dal diritto d'autore. Certo. Tutto l'elenco completo, ma soprattutto tutti i link li troverete nel video podcast di questa chiacchierata. Vi lascio semplicemente il www.egair.eu, ma anche c'è una petizione su change.org, ma ancora più forte vi consiglio di passare per il GoFundMe della campagna. Tutto appunto è esplorabile attraverso il sito che vi ho detto. Per darvi dei nomi e anche per dare una contezza, si parte dalla A alla Z, ovviamente, dalla A di Alberto Pagliaro alla Z di Zero Calcare. L'elenco è in grande evoluzione e in crescita. Parlando appunto dei feedback, dei riscontri, tu ci hai raccontato dell'incontro che hai fatto pochi giorni fa Col in Italia sottosegretario. con il sottosegretario, ma in generale vedo che, oltre che la scintilla che è nata dal MEFU, dall'associazione che si occupa dei mestieri del fumetto, com'è stato il riscontro? Come, a livello proprio di qualità della discussione, come stiamo messi? Vedo il BAO e Coconino Press come prime case editrici che hanno dato il loro appoggio. C'è anche Giga Ciao, che però non è formalmente una casa editrice. Come siamo messi come sistema paese, mettiamola così. Ma allora, dunque, io, a parte il fatto che dipende, nel senso dipende molto, e il livello del discorso è alle volte è sereno, alle volte meno, perché chiaramente quando
quando ci si mette in una posizione di voler regolamentare una nuova tecnologia, la prima reazione degli entusiasti è quella che si voglia azzerare la tecnologia, che si sia, cioè che si possa affrontare la cosa da un punto di vista un po' luddista, e ovviamente noi siamo contrari a questo punto di vista, però non possiamo non constatare il fatto che questo punto di vista c'è. È un punto di vista che richiede dialogo, okay? Che richiede confronto quanto più sereno possibile, però è anche vero che ha bisogno del suo tempo questa conversazione, perché tutti i temi incontrino la sensibilità anche delle persone che al momento magari hanno rivolto la loro attenzione su aspetti altri, no? Di questa tecnologia. Quindi io credo sia abbastanza fisiologico che ci sia un momento di assestamento, ma anche da parte nostra, perché probabilmente anche le nostre istanze potrebbero, cioè io lo dico sempre francamente, cioè io, per me è molto più difficile affrontare l'arrivo di questa tecnologia dovendo metterci così tanto la testa e stando attento a tutti i dettagli, piuttosto che abbracciarla in maniera critica, no? Certo. Cioè sarebbe molto più facile per me fare quella cosa lì. E cioè banalmente quello che dico è che a me sembra ovvio che in un dialogo sano questa cosa dovrebbe essere presa in considerazione, anche perché poi gli artisti in generale sono quelle persone che per ogni opportunità tecnica nuova per creare nuove forme di espressione si entusiasmano. Cioè, nel senso, gli artisti sono degli entusiasti della tecnologia per definizione, no? Certo. Anche l'utilizzo di pigmenti speciali per la pittura a olio, no? Anche su uno strumento che è vecchio come l'uomo, praticamente comunque quel tipo di innovazione è sempre accolta con grande entusiasmo. Ora, di fronte a questo tipo invece di frattura, okay, nell'ambito artistico, è evidente che ci sono delle persone che sono pro, delle persone che sono contro. Quello che posso dire è che ho riscontrato una magari da un lato agli estremi, no, puoi trovare quelli che dicono che la I assolutamente non deve esistere, okay, che ovviamente è una posizione estrema e che non è molto ragionevole, okay. Dall'altra parte hai magari invece gli operatori che sono entusiasti della I, che ti dicono che gli artisti sono stati superati dalla storia e che non c'è più bisogno di loro, no? Quindi sono tutte due posizioni, secondo me, molto fragili, ma proprio che si risolvono in 5 secondi per dimostrare che sono fragili. E diciamo che il nostro obiettivo è quello invece di andare in una direzione in cui si riesca a spiegare che un modo di prosperare assieme a questa tecnologia c'è, ma che non può passare da un utilizzo indiscriminato e soprattutto dalla violazione di ogni diritto che abbiamo acquisito negli anni come comunità. Cioè dobbiamo andare in una direzione invece di armonia, no? Non di conflitto. Certo. E allo stato attuale, diciamo, siamo in una posizione di grande conflitto generale da parte di queste aziende, e poi anche di una certa conflittualità fra le persone che purtroppo, come dire, si fonda anche un po' sulla propaganda, no? Da un lato e dall'altro. Certo, quindi. Certo. Però per approfondire il discorso aiuta anche molto avere Lorenzo Ceccotti come alfiere di questo di questa discussione, di questa anche idea, di questa proposta, proprio perché anche la tua arte ha un approccio assolutamente aperto a novità tecnologiche. Per fare un esempio veramente super banale e per niente completo, basti pensare a quanto tempo e quanto studio hai fatto sulle nuvole di Gaze Machine, soltanto su quella parte di una tua opera che adesso è anche pubblicata, quindi la prima parte è già fruibile, e l'hai fatto con grande dedizione, grande impegno, ma per esempio completamente in diretta su Twitch, proprio per appunto mischiare un po' le cose, ma mischiare i piani, ma anche ampliare i piani e anche gli input, perché magari appunto da una proposta o anche semplicemente mostrando come si fa una cosa si diffonde cultura. Guarda, colgo l'occasione anche per dirti una roba divertente, che una delle osservazioni che vengono fatte dagli artisti che sono contrari all'utilizzo dei loro lavori all'interno della I è quello di essere egoisti e che di persone che vogliono tenere lo status quo, diciamo, come e di non voler condividere
di voler tenere, diciamo, tutta la loro conoscenza in un walled garden, no? Certo. Segreto, ok, una specie di loggia della conoscenza. Ora, quello che posso dirti è che, ad esempio, io tutto quello che ho imparato grazie alla generosità degli altri artisti, del fatto che hanno messo tutte le loro opere sempre a disposizione, perché è vero che tu puoi comprare un libro di, non lo so, James Jean, ma James Jean online mette i PSD dei suoi lavori, che puoi vedere gratuitamente, mette online video di processo in cui vedi come lavora, e quindi voglio dire, la sua opera è sempre accessibile attraverso svariati strumenti, che poi io non considero, partiamo anche dall'assunto che io poi non considero internet uno spazio democratico, ok? In assoluto, veramente democratico, diciamo, è uno spazio di diffusione massiva, ok, volendolo sfruttare in maniera intelligente, James Jean, ad esempio, per dire, regala pacchi di conoscenza. Ora, io quando lavoro in diretta su Twitch non nascondo niente del mio processo creativo, rispondo alle domande delle persone che vengono a trovarmi, perché mi fa piacere restituire quello che mi è stato già donato dagli altri autori. Ora, le persone che utilizzano l'AI, cioè quelli che sono, diciamo, che hanno questa posizione così contraria, no, alla richiesta di attenzione nei confronti dei diritti d'autore degli artisti, non pubblicano i loro prompt, non vogliono che si sappia come sono state realizzate le immagini, dicono che bisogna nascondere il processo, sono contrari alla diffusione dei loro sistemi, ad esempio di fine tuning, quindi si comportano esattamente il contrario, e questa cosa fa molto sorridere. Cioè, l'altro giorno proprio discutevo con una persona che mi diceva che secondo lui il diritto d'autore è un abbaglio filosofico, perché non si è autori di nulla, e poi quando gli stavo detto, puoi postare il prompt di questa cosa che ha fatto lei? E dice, no, non vorrei che qualcuno copiasse il mio stile. Quindi voglio dire, fa molto sorridere, perché sono posizioni che sembrano avere, no, una solidità filosofica, anche il rimando al reddito universale, tutte quelle cose lì, il superamento del capitalismo e del profitto, perché l'arte invece no, vuole tenere il capitale per sé, tutte queste cose qua, e poi voglio dire, di fronte a domande anche molto semplici, non hanno, come dire, spesso e volentieri queste posizioni uno spessore sufficiente a sopravvivere. Certo, sono tutti buoni con il prompt degli altri. Esatto. Grazie mille Lorenzo. E, a questo punto ci dobbiamo risentire, facciamo un aggiornamento. Vedremo come evolve la situazione. E la sua seconda scelta musicale era? Can You Dig It, dalla colonna sonora di Ghost in the Shell, o meglio da un videogioco ispirato a, giusto? Sì, perché esiste questo videogioco che si chiama Megatech Body Corporation, che è Ghost in the Shell per PlayStation, che ha una colonna sonora pazzesca fatta da Dave Angel, Hardfloor, Taki Uishino e altri grandi nomi della techno. Mi pare che fosse stato compilato da Steve Rachmad, quindi è un disco di musica elettronica fra Detroit e J-Techno pazzesco, nascosto all'interno di un videogioco che ha avuto un successo relativo, ma è veramente un super disco. E sono tutti pezzi che parlano di, appunto, intelligenza artificiale e compagnia, quindi hanno tutti questi temi super attuali, però visti con lo sguardo sognante della Detroit Techno, principalmente. Grazie Dante. Grazie. Ci sentiamo. A presto. Ciao a tutti.